Ciao bambini! Oggi scopriamo un'altra opera della collezione della Fondazione CR Firenze, anche nota come il più grande tondo del Rinascimento. È infatti la più grande opera d'arte dalla forma di un tondo che fu dipinta nel Rinascimento. Un genere artistico, quello del tondo, che veniva realizzato in occasione delle nascite e molto spesso vi si trovava dipinta l'immagine della Madonna e Gesù Bambino. E così fa l'artista di questa opera, Filippino Lippi, il quale vi dipinge anche molti angeli. Scopriamo allora insieme che cosa stanno facendo tutti questi personaggi. Da una parte ci sono due angeli che hanno appena raccolto dei fiori. Vediamo infatti che uno li tiene attentamente nei risvolti dell'abito, mentre l'altro, quasi in punta di piedi, li porge delicatamente su un vassoio dorato a Gesù. E Gesù Bambino, vestito solo di un velo trasparentissimo, sceglie i fiori per farne un mazzolino alla Madonna. Vedete infatti che la sua manina è rivolta proprio verso di lei. Dall'altra parte ci sono tre angeli. Sì, guardate bene, sono proprio tre. Tra le teste dei primi due, infatti, sbuca quella di un altro angelo che tiene la mano sulla spalla del compagno. Ma riuscite a capire dai loro gesti che cosa stanno facendo? Osserviamo ancora bene le loro mani e i loro sguardi. Hanno tutti e tre la bocca aperta. Uno di loro, quello con l'abito color arancione, sembra tenere il tempo con le dita. Anche quello in secondo piano alza il dito come per tenere il tempo, mentre i due di loro hanno lo sguardo rivolto verso lo spartito. Avete capito? Stanno cantando! E vedete che Filippino dipinge molte note su questo lungo spartito che gli angeli tengono srotolato fra le mani. E dovete sapere che alcuni studiosi della musica hanno provato a decifrare queste note e hanno riconosciuto una vera musica dell'epoca. Una musica che veniva suonata senza strumenti. Sono le voci a suonare, senza le parole. Riuscite a immaginarla? Lo sguardo dell'angelo, capite che stanno cantando per Gesù Bambino. Adesso provate a lavorare con il file in allegato che è stato preparato per voi e non dimenticate di chiedere ai vostri genitori di inviarci una foto del lavoro che avete svolto. Ci saranno delle bellissime sorprese per i vostri capolavori. Vi aspetto!